benvenuti. E mi hanno detto i signori responsabili che passiamo 2 ore insieme e poi andiamo a mangiare qualcosa, quindi così molto tranquillamente. Io dedicherei, visto che tanto poi stiamo qui, 15 minuti a dire qualcosa di queste meraviglie, senza andare a entrare se quello lì è quel santo o non santo. Voi, se volete, portoci un foglio e andate a vedere chi è quello lì, chi è quello là, ma fondamentalmente quelli fondamentali, proprio i quadri fondamentali. Dopodiché facciamo un momento di riflessione usando i 4 dipinti, che non sono questi, ma stando sempre nell'arte, sul tempo, sullo stare nel tempo, sul tempo che viviamo, non il pensiero che gira, ma il nostro tempo che scorre, che viviamo, come lo riempiamo, e dedichiamo per questo una mezz'oretta. Poi facciamo una pausa, andiamo più fuori a respirare, e poi rientriamo e facciamo messa dentro questo luogo, credo che sia importante, anche perché saremo aiutati per la messa dal fatto che abbiamo un'ultima cena proprio qui davanti a noi, o di fianco, insomma, dipende dove siete seduti, e quindi ecco, lo diremo dopo. Beh, innanzitutto dico solo 2 cose, visto che siamo in uno dei luoghi preziosi del Piemonte. Voi sapete che il Piemonte è purtroppo poco conosciuto, ma ha tantissima pittura gotica, cioè pittura di fine 400, primissimi anni del 500. Voi direte, ma il gotico non era prima, non era nel 300? Sì, in giro per l'Italia, a Firenze, a Roma, ma sì, insomma, a Piemonte. E siamo più lenti, e il gotico qui è durato fino ai primi del 500, e per questo abbiamo davvero tantissime testimonianze. Adesso, siccome sono stato nominato responsabile regionale dei beni artistici eccetera eccetera eccetera, un trip è quello di fare alcuni percorsi proprio su queste meraviglie gotiche e pian piano iniziare a farle conoscere. Voi venite da Cuneo, e beh, Cuneo nella provincia di Cuneo ci sono proprio tante meraviglie. Non so se siete mai stati a Bastia di Mondovì, è quella, è una meraviglia. Non so se siete mai stati, non è più Cuneo, ma un tempo lo era, a Notre Dame de Fontaine, scendendo giù in Barroia, a Briga, una meraviglia. Non so se siete mai stati a Elba, una meraviglia, Stremer, Celle, Stroppo, non so se avete mai fatto una mezza giornata in Valgrana, c'è tutto Pietro da Saluzzo, 3 testimonianze bellissime, poi Boves, Madre dei Boschi, poi no, ce n'è proprio tanta, e vale una giornata di visita, però. Bene, fine della premessa. Questa è una delle testimonianze, anche qui ce n'è almeno 4-5, c'è qui, c'è Missione, che è poco distante, c'è Lusarmenta, c'è Cercenasco, insomma anche qui abbiamo un po' di testimonianze. Fine della premessa, diciamo, teorica, noi non siamo qui per fare scuola di arte. Perché ci fermiamo un quarto d'ora della nostra vita a guardare degli affreschi? Sapete, per imparare a avere occhi per guardare tutte le cose. L'arte serve innanzitutto per questo. Sapete, noi abbiamo ridotto l'arte a un passatempo della domenica. Cioè l'arte, noi diciamo, serve a niente. Se però poi uno certe volte non sa proprio che fa, va a vedersi una mostra da qualche parte. E invece no. L'arte è un linguaggio. L'arte è un linguaggio che non vuol solo dire che è un certo modo di dire. Voi sapete che ogni linguaggio fa sì che tu hai degli strumenti per vedere in modo diverso le cose che guardi normalmente. Allora c'è il linguaggio logico-matematico, c'è il linguaggio fisico, c'è il linguaggio e c'è il linguaggio artistico. Allora, le stelle, per esempio,
Le stelle tu lo puoi guardare dal punto di vista scientifico, no? Le stelle sono dei corpi celesti che viaggiano, che fanno parte di galassie, le puoi guardare così. Oppure le puoi guardare con gli occhi di Van Gogh. Van Gogh ha fatto per esempio 2 o 3 cieli stellati, che sono una meraviglia, e che ti dicono un'altra cosa sulle stelle. Ti dicono per esempio che le stelle sono occhi che ti guardano. Le stelle sono occhi che ti guardano. E dunque ti dicono che il cielo non è vuoto, non è un infinito vuoto, perché un infinito vuoto farebbe paura. Difatti ogni tanto quando uno guarda le stelle e pensa alla scienza, non so se vi è mai capitato, ma se tu guardi le stelle e pensi alla scienza e pensi che quella stella là magari è a milioni di anni luce, o almeno a migliaia di anni luce, cioè la roba, ed è un corpo che vaga nello spazio infinito, e tu ti senti al di meno di così, ci senti niente, ti senti sperso nel nulla, ti senti abbandonato, ti piglia la paura del vuoto. E invece se tu le guardi con gli occhi di Van Gogh, sono occhi che ti guardano, occhi di presenze benigne che ti guardano. Voi direte, ma le stelle non sono quelle? Sono anche quello. Quando tu passeggi le stelle, voi sapete che una delle caratteristiche delle stelle è che bucano il buio. Non so se avete mai, non siete mai stati al buio per ore. Al buio vuol dire quando proprio non c'è la luna, non c'è niente. Quando è proprio nuvolo, provate a starci 2 o 3 ore. Dopo un po' ti viene male agli occhi. Ti viene male agli occhi perché è come se avessi la testa dentro un muro. Dopo un po' gli occhi non resistono più. Se ci sono le stelle, non è più chiaro la notte è sempre più uguale, perché è la luna che illumina, non le stelle. Le stelle non illuminano per niente. Ma bucano la notte e gli danno profondità e tu puoi camminare. Interessante. Dunque le stelle hanno questa caratteristica di bucare la notte, dare profondità. E dunque si dice in modo poetico, sono come una presenza animata che ti rende vivibile la notte. Interessante. Se guardi i pittori in genere, o anche il sole, no? Per noi il sole, ma che c'è in porta del sole? Passiamo quante giornate passiamo senza vedere, guardarlo il sole, cioè talmente altre cose da fare. Poi per caso guardi un bel dipinto di un bel tramonto e dici, caspita che bello, sì, il sole è proprio bello, ti accorgi del sole guardando il dipinto. E diceva Picasso, ci sono alcuni che trasformano il sole in un puntino giallo e ci sono altri che trasformano un puntino giallo in un meraviglioso sole. I primi siamo noi. Per noi il sole non è altro che un puntino giallo che gira nel cielo, tanto domani ritorna. Invece i pittori prendono un briciolo di arancio, un briciolo di rosso, un briciolo di giallo e ti fanno un sole che ti lascia senza parole. Ecco, l'arte è un linguaggio, cioè la capacità, è uno dei modi per cercare di vedere la verità del vivere, la profondità del vivere. Interessante questa cosa qui, molto interessante. Per questo noi andiamo a vedere l'arte, non so per dire è bello o brutto, ma è perché quella roba lì ci fa cogliere della realtà un altro aspetto, un aspetto in più. In più, se uno ci sta un po', nota delle cose e si accorge che tutto subito, ah, non l'avevo notato, ah, guarda che... già. E ci fa abituare a guardare le persone, chi sta accanto a te, chi vedi tutti i giorni, che ormai sai già come è fatto, come pettinato, in modo diverso, con un po' più di profondità. Bene, allora noi semplicemente proviamo questi 15 minuti a guardare 2 o 3 di queste opere, ma vi dico proprio solo 2 cose e poi voi girate, lo guardate un po' e poi facciamo un po' di riflessione insieme. Yes? Pensavo di aver spento, diciamo, non avevo spento, adesso lo spegniamo. Era il mio.
Allora, questa è pittura della seconda parte del 400, quindi era la cappella, è stata costruita nel 300. Non si conosce bene chi sia l'autore, insomma, in ogni caso. E la pittura gotica, vi dico solo questo, e poi le guardate. La pittura gotica è quella pittura che viene dopo il periodo bizantino. Nel periodo bizantino tutte le figure sacre erano ferme, immobili, senza espressione, che manco capivi bene se erano persone, adesso esagero, no? Senza espressione, quasi senza carne, molto oro, soffuso, nessuna espressione. Il gotico invece cerca di dargli corpo, cerca di dar corpo alle figure, compresi i santi, compresi Gesù e la Madonna. Inizia, siamo proprio agli inizi, ma inizia a dargli anche un briciolo di movimento, ma soprattutto corpo, espressione ai visi, colore ai manti, movimento ai manti, e giocando molto sui colori. E allora, vedete, ad esempio, questa è un'ultima cena. Vedete, c'è Gesù, intanto qui è molto interessante notare come veniva fatta l'ultima cena. Nell'ultima cena normalmente si mettevano Giuda, ma Giuda lo mettevano fuori dal coro. C'erano tutti gli apostoli vicini, Gesù al centro, gli apostoli vicini, e Giuda, in genere più piccolo, è fuori dal tavolo, no, fuori dal, come dire, sei già fuori. Infatti sarà molto grande la rivoluzione di Leonardo da Vinci a Milano, il Cenacolo, l'ultima cena di Leonardo, che toglierà questa tradizione e oserà mettere Giuda in mezzo ai discepoli. Anzi, non solo li mette in mezzo ai discepoli, ma lo mette tra Pietro e Giovanni, tra la Chiesa gerarchica e la Chiesa, diciamo, carismatica. Proprio dentro la Chiesa lo mette. Fece scalpore, effettivamente, dice, oddio, no? Perché eravamo tutti abituati nella pittura gotica a vedere Giuda piccolino, un po' più scuro, vedete che è scuro in faccia, è proprio condannato, fuori, via. Ma al di là della composizione, la cosa interessante, quello che vedrete in tutti gli altri dipinti, è che già abbiamo abbastanza movimento. C'è ancora Gesù molto ieratico, perché effettivamente toccare Gesù ha fatto sempre paura a tutti gli artisti, quindi Gesù è ancora, c'ha un movimento, vedete, c'è un po' di movimento, ma il viso è ancora abbastanza fermo. Ma guardate i discepoli, sono tutti un po' in movimento e il viso esprime delle cose. Guardate questo qui vicino, presumibilmente Pietro, è lì molto attento, è lì che dice, come capì, no, siamo nel momento in cui Gesù dice che quello con cui intingerò il boccone è lui. E Pietro che sta reagendo, guardate che interessantissimo, e gli altri apostoli, vedete, due là che si stanno parlando, dice, cioè, si sente qua, io che mai dico, porca miseria, che era abbastanza bravo, insomma, è interessantissimo. Vedete, il gotico ha questo livello, l'essenza, l'espressione e il colore. L'essenza, non c'è troppo, è molto essenziale, no? L'espressione e il colore, ma guardate quel, e poi guardate tutti gli altri manti, ma guardate quel manto giallo, via, chiamiamolo giallo, di Pietro, è di una bellezza, è bellissimo, anche il manto di Gesù, ma il manto di Gesù in genere più usano il rosso e il blu normalmente su Gesù c'è il rosso e il blu, ma quello continuerà ancora nei secoli. Il rosso è il colore divino, il blu è il colore umano, perché le icone erano così. Nelle icone bizantine Dio aveva sempre o il rosso o l'oro come colore, gli umani avevano sempre o il verde o il blu, e dunque Gesù che ha le due nature, c'è cioè il rosso divino e il blu umano. Però guardate, è interessante la pittura gotica, io credo sia molto moderna perché è ancora molto imperfetta, cioè certo che quello rispetto a Michelangelo, Leonardo, e vabbè, non c'è paragone, quindi è una pittura semplice, popolare, raffinata, espressiva, molto bella. E quest'ultima cena è proprio interessante.
qui abbiamo l'arcangelo che uccide Michele, che uccide il drago è scomparso. Ma guardate come questo è molto istruttivo, perché ci fa capire come dipingevano, vedete? Questa è bellissima, perché si è rotto, si è staccato l'affresco, loro facevano il cartone, dipingevano un cartone, lo paravano sull'affresco, facevano i bordi, e qui sono rimasti i bordi, vedete che i piedi, le gambe, sono rimasti i bordi e poi dipingevano a fresco. Questo santo, dopodiché dall'altra abbiamo invece, lì l'espressione si vede proprio tanto, c'è Cristo alla Madonna, e poi in questo, bellissimo, è la Dormitio Virginis che è scomparsa, non c'è più la Madonna, qui sotto c'è la Madonna morta, e lì ci sono i santi che piangono questa Madonna morta. Guardate che belli quelli, i due centrali, guardate il secondo iniziato da destra, guardate che proprio il volto di spasso di uno che piange la morte di una persona a casa, vedete, proprio è intenso anche quello che tiene la croce, piange proprio da uomo, quindi vuol quasi non farsi vedere, no? Tiene, però molto bello. E in alto c'è la Madonna, appunto è assunta, quindi qui dovete immaginare che qui sotto c'era la Madonna morta, ma lei in realtà è già salita ed è incoronata da Gesù, da su in alto. Questo è un paesaggio. Poi, molto bello, vedete che c'è qui, così lo vagate un po',